si è tenuta oggi, alle ore 11, alla presenza del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, e di numerosi ospiti ed autorità, la cerimonia di inaugurazione della sede della Questura di Rimini, sita in piazzale Bornaccini 1. Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione della sede della Questura di Rimini, alla presenza del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini. Prende ora la parola il questore della provincia di Rimini, Rosanna Lavezzaro. Buongiorno a ciascuno dei presenti, autorità civili, militari, cari colleghi ed appartenenti tutti. E soprattutto consentitemi un benvenuto speciale al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, e dal prefetto Clara Vaccaro, direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, che sono qui con noi oggi in occasione dell'inaugurazione della Questura, sede nella quale in realtà siamo già da qualche tempo, ma che per ragioni legate all'emergenza pandemica non è mai stata ufficialmente inaugurata. Un pensiero particolare a questo riguardo intendo rivolgerlo ai questori ed amici Maurizio Improta e Francesco De Cicco, che, sebbene assenti, sono stati i reali artefici dello spostamento dalla sede di Corso d'Augusto, molto centrale ma del tutto inadeguata alle sopravvenute esigenze della realtà riminese, verso quella attuale di Piazzale Bornaccini. Vedo sedute però in platea altre figure che hanno significativamente contribuito al trasferimento di sede. Penso all'allora prefetto Alessandra Camporota, agli allori vicari della Questura Enrica Bonini e al dirigente dell'ufficio tecnico-logistico dottor Valerio D'Adamo e alla dottoressa Cinzia Renna, che ha seguito per la prefettura e segue tuttora la parte relativamente all'aspetto contabile. A volte la forma si fa sostanza ed il fatto di aver consentito al nostro personale di svolgere l'attività quotidiana, sia essa operativa o amministrativa, in condizioni decisamente soddisfacenti, è per me motivo di grande orgoglio. È stata una scelta sofferta e complessa da molti punti di vista, ma non era più in alcun modo rinviabile. È di dominio pubblico l'esistenza di un progetto che individua nell'area dell'ex caserma Giulio Cesare la sede di quella che dovrebbe diventare la cittadella della sicurezza, dove si concentreranno la prefettura, la questura, la polizia stradale, il gruppo dei carabinieri forestali ed il nucleo investigativo del reparto operativo e la guardia di finanza. Ma ritenevo importante superare quel concetto di provvisorietà che da sempre viene associato a questa sede. Siamo entrati in questo edificio nel dicembre 2020 e ci resteremo per almeno ancora un quinquennio. Ogni ulteriore miglioramento che dovesse venire e che si dovesse prospettare sarà certamente accolto con entusiasmo ed ottimismo, ma oggi è bene concentrarsi sul nostro presente. Rimini è divenuta provincia nel 1992, 30 anni fa, e anche se la piena operatività arriva solo nel 95, da quel momento il DNA della città si modifica, acquisendo competenze e responsabilità maggiori. Analogamente è accaduto per l'allora commissariato, oggi questura, proprio dal novembre 1995, che si è trovato a far fronte a gravose responsabilità ed ulteriori compiti, che hanno reso nel tempo la sede di Corso d'Augusto e le altre articolazioni di via Bonsi e di via Toscanelli insufficienti e inadatte alla nuova realtà. L'organico del commissariato di Rimini, all'epoca il più grande d'Italia, era composto da 120 unità, per poi raggiungere le 285 all'epoca del trasferimento, fino a superare le attuali 300. Sono a Rimini da qualche mese, ma è di immediata evidenza
la complessità di questo territorio, soprattutto, ma non solo, nei 4 mesi estivi che riduttivamente resistono ancora in un immaginario collettivo che non risponde più affatto alla nuova vocazione della città di Rimini, ormai entrata a pieno titolo in una dimensione sempre più culturale. È davvero impressionante l'elevato numero di richieste di interventi che giungono alla sala operativa, che, credetemi, poco differisce dal numero che si registra in una grande città. Rimini, inoltre, sconta la peculiarità di essere una città che si trasforma, passando dagli ordinari 150.000 residenti agli oltre 900.000. Fatto del quale spesso e proficuamente si è dibattuto nel corso dei numerosi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduti con grande competenza ed altrettanta sensibilità dal prefetto Giuseppe Forlenza, con la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvad e dei rappresentanti delle altre forze di polizia, alla costante ricerca del miglior equilibrio possibile. La sintonia, la comune visione delle cose e, come mi è stato insegnato, la consapevolezza che quando è necessario la pluralità deve sapersi fare sintesi, hanno facilitato un compito non semplice e per questo li ringrazio. Il ruolo di questore ritengo richieda anche una riflessione nei confronti dei 27 comuni che compongono la provincia di Rimini, che desidererei sentissero la questura quale punto di sicuro riferimento per tutte quelle molteplici attività che sono strettamente connaturate al ruolo del questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, e colgo l'occasione per salutare e ringraziare i numerosi sindaci per aver scelto di partecipare a questo momento. La sede che occupiamo è un edificio di 7 piani, di oltre 5.000 metri quadri, molto luminosa e con una concezione moderna della suddivisione degli spazi, anche se lo spazio, si sa, per definizione non è mai sufficiente. Gli sportelli aperti al pubblico, la nuova sala operativa, i laboratori della Polizia Scientifica, come tutti gli altri uffici e divisioni, hanno permesso di aumentare il rendimento e ottimizzare le risorse, ma soprattutto di concentrare in un'unica sede tutte le diverse articolazioni della questura. Sono indubbi vantaggi che hanno ridisegnato un'operatività più efficiente e più vicina alle esigenze del cittadino. Ritengo fosse preciso dovere della nostra amministrazione permettere ai nostri collaboratori e colleghi di ogni ordine e grado di operare in un adeguato e dignitoso contesto che rendesse un po' meno gravosa la complessa realtà con la quale spesso ci confrontiamo. L'attenzione e la cura che saremo in grado di dedicare agli aspetti logistici sarà un'attenzione ed una cura che dedicheremo direttamente al nostro personale, nella piena convinzione che un ambiente lavorativo confortevole e ben organizzato abbia tangibili, positivi riflessi sull'operato quotidiano, incrementandone il grado di efficienza. Oscar Niemeyer, architetto brasiliano di fama internazionale del XX secolo, affermava però che l'architettura è un pretesto, l'importante è l'uomo. E condividendo appieno questa considerazione, mi piace pensare che l'essere riusciti a trasferire in questa sede oltre 300 operatori della Polizia di Stato ed appartenenti ai ruoli civili del Ministero dell'Interno in un luogo più confortevole e più vicino alle esigenze, oltre che dei lavoratori, anche dell'utenza, sia stata una concreta manifestazione dell'attenzione che noi dobbiamo riservare al nostro bene più prezioso, gli uomini e le donne della Polizia di Stato, che hanno scelto orgogliosamente di indossare la nostra uniforme e lo hanno fatto nel pieno convincimento che indossarla significa avere senz'altro più doveri che privilegi. Questa cerimonia è per loro. Grazie.